Possiamo fare complimenti a Cantù perché ovviamente essere 2-0 e rimontare la serie e portarla 2-2 non è mai facile, quindi c'è grande merito agli avversari per questo. Noi siamo come al solito partiti in rincorsa, poteva sembrare che magari gara 3 fosse stata inficiata, influenzata da un quintetto strano che avevo messo in campo. Questa sera siamo partiti con il quintetto solito e anche stasera abbiamo fatto una corsa un po' ad handicap, dovendo sempre rincorrere e recuperare. Sembra che improvvisamente dopo 9 mesi e mezzo non siamo più capaci di difendere a uomo, qualsiasi tipo di situazione diciamo tra virgolette dubbia, ci sono stati chiamati dei falli. Siamo andati nell'intervallo con giocatori importanti già con un bilancio falli non positivo prima dell'intervallo, per cui ho dovuto mettere seduti per poi non rischiare di, con 3 falli, non rischiare poi di star fuori dalla partita al momento che bisognava giocare meno importante. Questo ovviamente è un po' incondizionato, mi rivedrò la partita per cercare di togliermi dei dubbi sul bilancio dei contatti e delle chiamate. Stasera credo che sia la prima volta che io dico una cosa del genere in 9 mesi e mezzo. Sui contatti ho molti dubbi, sulle chiamate da una parte e dall'altra, e quindi è un peccato perché questa è una terna arbitrale con esperienza, con personalità, e quindi dispiace che abbia questo dubbio, e quindi è un dubbio, e quindi per questo mi rivedrò la partita con serenità, perché adesso non ho ovviamente la lucidità per analizzare, ma solamente quello che è la sintesi di episodi successi nell'arco della partita, dove credo che siamo stati un po' danneggiati, un po' svantaggiati. Per il resto, ripeto, la premessa e la confermo che è quella che bisogna fare i complimenti a Cantù. Ci sono altre 3 partite, come sappiamo tutti quanti, 2 le giochiamo, le dovremmo giocare in casa vincendone una, quindi è ovvio che gara 5 diventa abbastanza importante per darci il pass eventuale per giocare anche una settima partita. Quindi riazzeriamo tutto quanto, ricominciamo da capo. Mi auguro che abbiamo fatto già il sold out di biglietti e quindi che ci sia l'ambiente giusto a Roma per sostenere la squadra, come è stato questa sera qui al Pianeta. Prego. Coach. Prego. Avete sempre seguito sia gara 3 che gara 4. Mi sembra che l'ho detto come sì, premessa, sì. No? Che abbiamo fatto una corsa ad handicap, quindi. Ma questo, ok. Sì. Questo è i fatti, l'abbiamo visto tutto. Sì. La sua analisi su questo, per quale motivo succede questo? Ma sa, le componenti sono tante. Nella gara 3 sicuramente c'era stato nei primi 2 quarti qualche non pervenuto di quelli che erano in campo, c'era qualche non pervenuto, poi nell'arco della partita diciamo che mediamente è rimasto un non pervenuto, che non mi riferisco a Datone, che comunque sta giocando anche oggi con un'infiltrazione alla caviglia come ha fatto 2 giorni fa. E oggi onestamente l'inizio è stato un inizio, facendo riferimento a Taylor rispetto a gara 3, sicuramente è stato un inizio differente, con presenza, con personalità, con lucidità, solo che noi dobbiamo essere in 5 a farlo, e basta che ne manca uno facciamo fatica. Non ci dobbiamo dimenticare che la squadra che noi fronteggiamo è una squadra di Eurolega, l'allenatore che noi fronteggiamo è un allenatore di Eurolega, un allenatore che ha un bagaglio di esperienza importante, che è stato 2 volte allenatore dell'anno, quindi è ovvio che bisogna cercare di compensare questi svantaggi, cominciando dall'allenatore, dal bilancio Trinchieri-Galvani, no? Dove è a vantaggio di Trinchieri per esperienza e per tutto quello che c'è. E quindi se non riusciamo in tutti quanti ad essere pronti sul campo facciamo fatica. Quindi a volte ne manca uno, a volte ne manca un altro, la bravura, la capacità e la profondità di Cantù, squadra costruita per fare la Eurolega, credo che non che anche stasera si sia vista sul campo, perché come giustamente hanno dato lei e come io ho fatto come premessa, Cantù ha dominato la partita, noi siamo stati sempre in corsa, quindi
credo che da parte mia ci sia stata un'anticipazione a quello che lei ha giustamente voluto ridire a quello che era stata la mia introduzione. Prego. L'ho vista spesso sbracciarsi, soprattutto quando c'erano delle disattenzioni, disattenzioni dovute secondo lei più a difetti di concentrazione o i problemi fisici che tanti suoi giocatori hanno condizionano poi l'allenamento anche in difesa? Beh, siamo tutti un po' stanchi e poi quando devi tirare il collo a più di qualcuno perché magari devi gestire anche una situazione falli compromessa, è ovvio che fai fatica e sei meno lucido, però direi che insomma ci sono, che so, sul più 7 per Cantù, palla a Mazzarino su 3 punti, per dire un esempio, ma questo è uno dei tanti esempi, tiro da 3 punti di Mazzarino davanti a Bobby Jones che lo guarda, lì onestamente non è un problema di stanchezza, cioè lì devi ricordarti che davanti c'hai un super tiratore, un bagaglio di esperienza spaventosa e con una freddezza da assassino virgolettato, e quindi devi costringerlo a mettere la palla a terra. Come questa ce ne sono state tante altre, rimbalzi d'attacco in continuità fino a, insomma, l'ultima di Brooks al secondo rimbalzo d'attacco non schiacciato. Lì onestamente, a maggior ragione che sei sulla zona, rischiamo qualcosa sul perimetro dove c'è una circolazione di palla, dove c'è un attacco degli avversari efficace, però onestamente dentro l'area la devi controllare, altrimenti devi tornare a uomo, però stasera uomo, ripeto, sembrava che improvvisamente non fossimo più, dopo 9 mesi e mezzo, una squadra che sapesse difendere a uomo, perché puntualmente in contatti strani sono state fatte delle chiamate, perché onestamente per la prima volta dopo 9 mesi e mezzo mi devo ritrovare a fare una cosa di una terna, ripeto, che io ho grande stima e grande rispetto. Prego. Ci sono altre cose? Grazie mille. Una buona serata. Grazie a voi.